Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa lezione. Oggi studieremo insieme Santa Lucia. È un valzer lento, lo studieremo prima senza abbellimenti e poi inseriremo gli abbellimenti. Faccio ascoltare ora il brano e poi passeremo allo studio. Il brano è questo. Ecco, il brano è finito, ovviamente si può ripetere, alla fine ho inserito un ritenuto, quindi per capirci un decelerando, insomma. Altrimenti non effettuiamo questo ritenuto, riprendiamo tutto il brano da capo. Bene, la parte, passiamo subito dall'introduzione, siamo col pollice sul sol, questo, e quindi il ritmo è ternario, ogni movimento mettiamo due note, quindi così. Giro sotto. Poi il 3, il 4, due pulsazioni e cambio dito sullo stesso tasto. Ripeto questo, quindi 1, 2, 3, il pollice passa sotto sul Do, quindi 2, 3, poi il terzo dito e 4, due pulsazioni e cambio dito, c'è il 4, metto il 2. Poi, vabbè, facciamo questa prima frase. Col metronomo è così. Vabbè, passo la velocità, metto 60, è più semplice da capire. 2, 3, così. E questa è la prima frase, le prime due battute. Ecco qua, ripetetela per una mezz'oretta. Bene, andiamo avanti, bentornati. Siamo in questa posizione dopo aver effettuato, diciamo, il cambio col secondo dito e la frase successiva è questa. 5, 4, 1, 2, 5, 4. Poi il quarto dito e il 3, due pulsazioni. Quindi le prime note sono due ogni movimento. Col metronomo è questo. 2, 3, quindi. Ecco qua. Ripetete questa frase un'altra mezz'oretta. E ora collegate tutto il rigo. Chiaro? Bene, ben fatto. Andiamo avanti con il rigo successivo. Eravamo in questa posizione, ora c'è scritto allarga di quattro tasti praticamente, quindi 1, 2, 3 e 4. Chiaro? La posizione è questa, quindi ci troviamo col terzo dito sul Do e quindi inizieremo col pollice. Quindi 1, 2, terzo dito, giro sotto col pollice, poi 2, 3, poi 3. Qua facciamo 3, 2. Dovremmo fare praticamente, pensate così, insomma, il 3 in battere, in levare dividendolo in 4, tam, ta, ti, ta, quindi questo, pa, chiaro? Quindi 1, 2, 3 qua, 1, 2, quindi ta, non ta. Se avete difficoltà inizialmente potete farlo anche come se fossero due note in un movimento di ugual valore, così. Invece poi un po' più lunga la prima nota, il terzo dito, più corto il secondo, quindi così. Faccio queste due battute col metronomo, così. E mi fermo qua. Queste sono le due battute da studiare. Ecco qua, queste prime due battute del secondo rigo. Bene, questa è quella tam, ta, ti, ta. Chiaro? Che dicevo prima, insomma. Ecco qua,
dopo una mezz'oretta siamo in questa posizione, allarghiamo il pollice di un tasto e ci troviamo col pollice su Do ora. Giriamo col 2, questo effetto tam ta tim tam ti tam, effetto swing più o meno per capirci. 3, quindi questo, pollice, giro col 2, poi 5, 4, 5, 3. 2, 3, col metronomo è questo. 1, 2, 3, quindi. 3. Bene, ci siamo. Fate tutte queste due battute una buona mezz'oretta e poi andiamo avanti, va bene? E qua collegate questi due righi e poi mettiamo i bassi, va bene? Vabbè, per ora magari i bassi li mettiamo alla fine, si facciamo così, voi ovviamente memorizzate tutta la parte e poi mettete i bassi. Ecco qua, andiamo avanti e vediamo la parte A, che è questa. Vabbè, dopo che siamo arrivati col terzo dito in questa posizione, nella parte precedente, nell'introduzione, allarghiamo il pollice di un tasto e siamo qui sul Sol, per capirci. Quindi questo. Questo pollice dura un momento e mezzo, quindi quasi due pulsazioni. Quindi prima una pulsazione, poi 1, 2, levare il 4. Facciamo questa prima frase col metronomo 1, 2, 3, così. Anche questo 3 finale dura quasi due pulsazioni, ne dura una e mezza perché in levare ci andrà quest'altra nota, quindi questa dura una pulsazione e mezza, 1, 2 e in levare ci va questa. Bene, fate questa frase, memorizzatela, andiamo avanti con la frase successiva e iniziamo in levare col 2, quindi siamo col 2 del terzo movimento, allarghiamo il pollice di un tasto, quindi qui, questo è quindi ta, ta, posizione 3, 2, col metronomo è questo, 1, 2, 3, e studiatevi questa frase, da questo 2 in levare, pam pam, ta ta ta, fatto questo collegate tutto il rigo, col metronomo sarà così tutto il rigo, 1, 2, 3. Ripetetelo tantissimo, dopo qualche giorno o settimana andate avanti, insomma, memorizzatelo. Allarghiamo il pollice di un tasto e quindi andiamo qui col pollice sul Mi, così. Quindi, quasi due pulsazioni, perché in levare metteremo il 3, poi 3, 2 tasto alterato, quindi così, tasto nero, e il pollice è qui. E cambiamo dito sullo stesso tasto. Faccio questa frase col metronomo, queste due battute, 1, 2, 3, quindi. Sull'ultima nota premo il pollice e poi effetto il cambio, chiaro? Quindi questa dura una pulsazione, una e mezza, questo è il levare, qua attenzione al tasto nero, qui dura due pulsazioni, metto il pollice e cambio col 3, ripetetelo per una mezz'oretta. Bene, andiamo avanti, siamo in questa posizione dopo aver effettuato il cambio e facciamo questo 3, 2, 4 e cambiamo dito sullo stesso tasto. Dove c'è il 4 mettiamo il pollice, questo è semplice, c'è poco da fare, qua è semplicissima. Va bene? Fatto questo collegate questi due righi per qualche giorno o settimana e niente, perché facendo questo uscirà automaticamente questo rigo e quest'altro rigo, perché sono identici e nuovamente la parte A che si ripete due volte. Andiamo avanti con la parte B ora, quindi si presume che avete memorizzato l'altra parte, concludiamo con questo. E col cambio è come prima uguale perché è la stessa parte, poi allarghiamo il quinto di un tasto ed è così, quindi 5 ci troveremo col quinto dito sul Mi, quindi così 2 1 più veloce, poi il 4 col metronomo è questo 1 2 3, la parte B è. Ecco qua, facciamo prima questa frase, questi due battute e poi andiamo avanti. Ecco qua, queste due, una battuta, un'altra battuta. Bene, ora andiamo avanti. Frase successiva, la posizione è questa, quindi 4, 3,
Qua attenzione, dobbiamo girare col secondo dito, ma non qui, su questo tasto alterato. Quindi dobbiamo allargare anche di un tasto. Facciamo tasto alterato, il pollice si avvicina qui sul sol, quindi questo, e qui, quindi fa alterato, pollice vicino, e il quarto, quindi questo. Questi tre tasti. Fatelo per una mezz'oretta questo, quindi. Quindi ripeto la frase. Allargo di un tasto qui, avvicino il pollice e cambio dito sullo stesso tasto. Metto il 3. Questa è abbastanza impegnativa, vi consiglio di ripeterlo per una mezz'oretta e senza andare di fretta così. Quindi questo è il tasto alterato, quello nero, va bene? Fatto questo per una mezz'oretta, bentornati, collegate tutto il rigo, un altro rigo, il brano è finito. E quindi eravamo in questa posizione, ora facciamo 5-3. Poi 3, allarghiamo di un tasto, di due tasti, il 2, quindi così. Poi il 2 nuovamente, il pollice di un tasto, avviciniamo il 2 e allarghiamo il 5 di due tasti. Qua attenzione, è difficile, facciamo due alla volta. Poi avviciniamo il 2, allarghiamo il 5 di due tasti. Fate questo per una buona mezz'oretta, capendo i passaggi, e poi li collegate magari col metronomo a tempo a 60. 1, 2, 3, così. Il 5 dura due pulsazioni, chiaro? La frase è questa. Ta 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 ta. È collegato il tutto anche l'rigo di prima. Andiamo avanti con le ultime due battute di questa parte. Quindi abbiamo nuovamente il quinto. Due. Quasi due pulsazioni, levare il 3. 5, 4 e cambiamo dito sullo stesso tasto, mettendo il terzo dito. Col metronomo è questo. 1, 2, 3 così. E ci siamo. La parte è questa, vedete? Queste due battute. Fatto questo, anzi no, queste due battute, ecco qua, queste due. Chiaro? Collegate tutto il rigo e tutte e due questi righi, perché sono uguali a questi altri due. Tranne il cambio finale, che qua ci sta un cambio e qui no, non è un problema. Va bene? Importante memorizzare questi due righi. Una volta che avete fatto questo, insomma, avete memorizzato due righi dell'introduzione, due righi della parte A, due righi della parte B, la parte è finita. Inseriamo i bassi velocemente, li inserirete da qui a qualche mese. Iniziamo dall'inizio, quindi così. Bassi in 1 settima, quindi sol settima, se riuscite mettete alternati o altrimenti no. È lento il valzer, non lo fate veloce altrimenti non è bello, quindi così. Poi bassi in posizione 0, quindi do. Bassi in posizione 2m, 2 minore, quindi re minore, quindi così. Bassi in posizione di do, quindi 0. Bassi in posizione sol settima, 1 settima. Bassi in posizione 0 di do. E ora è finita l'introduzione, andiamo con la parte A, è così. Sul pollice mettiamo due accordi, il 4 senza bassi, ripeto questa battuta. Vedete? Poi i bassi vanno in sol settima, 1 settima. Senza bassi, poi pollice, 3 senza bassi, bassi in posizione di do, quindi 0, bassi in posizione di la settima, se avete difficoltà mettete per tutto questo rigo magari sol settima solo alla fine do, quindi così, la settima, quindi 4 settima, bassi 2 minore, quindi re minore, poi sol settima, 1 settima, i bassi. Bassi in posizione do, quindi 0. E poi ripete la stessa cosa questa parte A. Vabbè, inutile che la ripetiamo, è uguale, insomma. I due righi sono questi, si ripetono nuovamente. Andiamo avanti con la parte B, quindi la parte B è questa, arriviamo finisce la parte A con i bassi in do e ci troviamo in do all'inizio della parte B, quindi così. Bassi in 2m, quindi re minore. Poi
Basso in posizione di Do, quindi 0. Poi ogni due note un basso qua. Basso in posizione Sol settima, quindi 1 settima. Ripete la stessa cosa, quindi questi due righi tranne un ritenuto finale, quindi come se diminuiamo la velocità. Ovviamente quel discorso che ho detto prima, vedete, di questi bassi che qua vanno due bassi e qua non ci va il basso, perché in levare funziona un po' tutta la partitura, lo troviamo anche nella parte B e si ripete nuovamente, chiaro? La parte B ve la mostro, insomma, chi, ecco qua, questa qua si ripete due volte. Bene, qualche abbellimento molto velocemente dall'inizio, ma niente di che, perché altrimenti diventa troppo grintoso come brano, e non è questo. Quindi potrete anche utilizzare un suono più soft, un suono flautato, come piace a voi, questa è giusto un'indicazione. Vediamo gli abbellimenti, è così. Prima del 3 facciamo 5, 4, poi il 3, quindi così. Poi andiamo avanti, ma inseriremo pochi abbellimenti. Qua prima del 3 possiamo suonare il secondo dito, un'acciaccatura con il secondo dito sul tasto alterato, quindi così. Anche qui prima del 4 mettiamo il 3 alterato, se vogliamo, se vi piace, altrimenti no. Sul 2 facciamo 2-3-2, una terzina, anzi una doppia acciaccatura, l'anticipiamo un po'. Prima del 5 mettiamo il 4 alterato, quindi così, e ripete la stessa cosa. Vediamo invece la parte B, che è così. Facciamo prima del 4, 4-5-4, una doppia acciaccatura. Poi magari prima del 4 il 3 tasto nero, quindi così. E qua va bene come scritto. Poi volendo prima del 5 suoniamo il quarto dito alterato e quindi è così. Ovviamente questi abbellimenti non sono scritti, ma vi consiglio di farne uno alla volta, ma gira e rigira sono sempre gli stessi, ve li dico a voce. Eseguitene uno al giorno, così avete anche il tempo di memorizzarli. Ma ovviamente va inserita l'ultima cosa da inserire. Prima memorizziamo la parte melodica, poi dopo qualche settimana o mese inseriamo i bassi e poi qualche abbellimento. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carboni, alla prossima lezione. Ciao a tutti!